Napoli spezza i sogni di rimonta del Biceglie con il 5-0 di Ripanto, che triangola benissimo con Cuitadamo e con il mancino fa secco di Bari. Piove sul bagnato in palla ora per Venturini, allarga molto bene sulla sinistra, sempre per Alba, buono il tocco di prima, tutto regolare, palla in mezzo e c'è il 2-0 ad opera di Saldua, se non abbiamo visto male, assist che porta la firma di Ripanto, calcio spettacolo del Trinitapoli. Il Trinitapoli pareggia i conti grazie ad un'azione perfettamente orchestrata dalla catena di sinistra. Ripanto prova il cross, Bonanno trova l'incornata vincente e riporta la gara in equilibrio. L'aggancio del pallone da parte proprio del neoentrato Ripanto. Ancora Trinitapoli, Stefanini cambia tutto dall'altra parte del campo proprio per Ripanto. La mette in mezzo Ripanto, poi viene anticipato Stefanini che si mette le mani nei capelli, calcio d'angolo. A protezione. Tutti gli altri sono in attacco, Cuitadamo. Cuitadamo crossa in mezzo. E rigore, rigore per il Trinitapoli. Uscita avventata di Burchio. Palla indietro dove c'è Barrasso, Barrasso prova il dai e vai con Stefanini, Stefanini poi cambia tutto dall'altra parte del campo, la conclusione da parte di Ripanto, Caputo preferisce servire all'indietro Stefanini, poi di nuovo Cuitadamo, buono il dai e vai Stefanini, gioca molto bene il Trinitapoli, palla in mezzo adesso, careggiata, rete a firma di Mazzilli. Rilancio in avanti, Cuitadamo la prende al volo, campanella, Ripanto, si libera poi di Caputo, Ripanto. Sempre 0-0 il punteggio tra Corato e Trinitapoli, poi lancio in avanti a cercare Lezzi, viene bloccato Marolla fra Pampina, insiste ora il Corato, palla che arriva in mezzo, poi in qualche modo riesce ad allontanare il... Intanto lancio lungo di Opodo, troppo... Pallidori, Vice Domini a cercare la Vopa, viene anticipato, prova a ripartire adesso il Barletta, si chiude molto bene Campanella, eroico qui. Prova a giocarsela adesso di nuovo il Trinitapoli, siamo quasi allo scadere dei tempi. La linea di porta ed è terminata dentro,
episodio del genere in categorie superiori richiederebbe l'ausilio, l'aiuto.